ci siamo fermati neanche nel periodo del Covid. Abbiamo inventato questo modello, che è il modello solidarietà da esporto, che per dirla tutta è un modello estremamente più complicato, estremamente più difficile da portare avanti, perché noi in un'unica manifestazione raccoglievamo circa 1000 persone, ma presso o il comando provinciale di Varese nei primi anni e poi a distaccamento di Busto. Molto complicato, molto bello, ma molto molto più facile. Il fatto invece di andare noi in 34 associazioni l'anno scorso, quest'anno siamo quasi a 40 associazioni in tutta la provincia di Varese, effettivamente è molto difficile. Per inciso, domani noi partiamo, che è il 12 di dicembre, con la prima presenza alla festa dell'Arca del Seprio a Vedano. Quindi il fatto anche della logistica è diventato, si parla tanto di logistica, anche noi abbiamo dovuto imparare cos'è la logistica per gestire 1200 panettoni, 500 kg di generi alimentari, oltre 800 giocattoli, e sono giocattoli anche belli, quindi importanti, e quasi 350-400 kg di prodotti per la casa, oltre 1000 e passa, perché per un piccolo incidente organizzativo non ne abbiamo 1000, ma ne abbiamo dovute prendere 2000 pile per adulti, che alcune associazioni, ovviamente noi copriamo associazioni che sono di volontariato, sia a supporto dell'handicap, sia associazioni per minori o per situazioni problematiche, fino ad arrivare ad aiutare le San Vincenzo.